Certo, come no, parliamo dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino, che è un libro si potrebbe chiamare, vediamo un po', è un libro sicuramente narrativo, però lo si potrebbe chiamare di divulgazione scolastica, perché il grande Italo Calvino, classe 1923, nato a Cuba, è morto purtroppo nel 1985 all'improvviso mentre si trovava in una ridente località marina. È stato uno degli intellettuali e degli scrittori più arguti e più divertenti da leggere e più corti di tutto il Novecento italiano. Difatti, per parecchi anni lui è stato un editor per l'Einaudi. E ha contribuito a lanciare delle collane, mi viene in mente soprattutto la collana dei 100 pagine, che hanno fatto diventare sicuramente più popolari un sacco di autori italiani e stranieri che altrimenti la popolazione italiana avrebbe avuto difficoltà a trovare interessanti e degni di lettura. Ha scritto tantissimi libri, dal primo con cui ha esordito, che si intitola Il sentiero dei nidi di ragno, e che è un libro di quella che fu chiamata letteratura di resistenza, cioè una letteratura che ha avuto successo soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, in cui gli ex partigiani, come anche appunto Italo Calvino, che ha fatto questa esperienza quando aveva 20 anni, hanno preso un fucile o le armi che avevano trovato per nascondersi nei boschi e fare operazioni di sabotaggio contro i tedeschi che ci avevano occupato lo Stato. È una delle pagine più belle, diciamo, della storia italiana recente. Lui ha scritto appunto questo romanzo, che è un romanzo di formazione con un ragazzino di meno di 10 anni, protagonista, che si chiama Pin. E poi ha scritto tanti racconti, alcuni li scopriremo l'anno prossimo, come ultimo viene il corpo, che ha dato titolo all'omonima raccolta di racconti. Insomma, un grande narratore, che ha scritto anche un libro che vi ho presentato quest'anno, come per esempio Marco Valdo, Le stagioni in città, in cui ci fa vedere che era anche un ambientalista. E poi ha scritto libri come Se una notte d'inverno un viaggiatore, che è un libro sulle possibilità narrative. Insomma, ha scritto tantissimi libri. I più famosi sono i tre che ha scritto nel corso degli anni 50, che sono Il visconte dimezzato, Il barone rampante, Il cavaliere inesistente, che poi sono stati raccolti nel 60 in un volume intitolato I nostri antenati. Forse la sua opera più famosa è questa. Nel 70, come vi ho detto, per l'Einaudi pubblicò questo libro, che è un libro di divulgazione in cui lui fa una strana operazione. Qui dentro è un libro che ricorda vagamente quello che ha fatto Benigni con Dante, soltanto lo fa in modo più narrativo, nel senso che in questo libro ci sono proprio dei pezzi dell'Orlando Furioso, dei brani, una serie di ottave intervallate da delle parti in prosa che ha scritto lo stesso Calvino e che sono appunto delle cerniere. All'interno il suo percorso di lettura all'interno di questo romanzo. Vi ricordo un po' come è fatto l'Orlando Furioso. Nell'Orlando Furioso, che ha come trama appunto la lotta tra Mori e cristiani, no? Ai tempi di Carlo Magno, succede che arriva questa principessa bellissima Angelica del Catai e tutti i cavalieri cristiani e saraceni si sono persi dalla sua bellezza e cominciano a cercare di averla per loro, ognuno per se stesso, e le corrono dietro perché lei si mette a scappare praticamente da subito. E alla fine, ovviamente, il clou narrativo del libro arriva proprio con l'episodio che stiamo per leggere, che è quello che si trova nel canto 23esimo, proprio a metà del libro, che ha 46 canti. Che succede? Ve lo spiego tra poco cosa succede. Fatto sta che all'interno di queste trame tanti cavalieri che si intrecciano, si combattono, trovano degli avversari formidabili. Poi c'è il Castello di Atlante, che è un episodio che magari neanche faremo, che è praticamente un castello magico in cui un mago
ha cercato di far convergere una serie di cavalieri insieme al cavaliere Ruggero, che lui vuole tenere qui protetto, per evitare che lui vada in battaglia e muoia. Il che riprende, se vogliamo, un pochino il personaggio di Achille, se ci pensate bene, no? E poi la trama di Ruggero, che comprende il suo innamoramento con Bradamante, che è un'eroina cristiana che, nonostante sia femmina, è una combattente formidabile, perché da questa unione nascerà il casato degli Este, a cui è dedicata l'opera. La tematica encomiastica, come sapete, è importante nel libro. Dicevo, il cuore del libro però è proprio l'episodio che stiamo per scoprire nella versione di Calvino, cioè il momento in cui succede che Orlando si imbatte nello scenario amoroso di Angelica e di un tizio che è il tizio meno cavalleresco che si potrebbe pensare, perché si tratta di un umile fante saraceno, quindi è infedele e per giunta neanche cavaliere. È quello che agli occhi di Orlando, che è il cavaliere per definizione, il più grande, per giunta cristiano, è uno sfigato di primo livello. Cioè, come fa Angelica a innamorarsi di uno così? È troppo in basso. Però il nostro eroe, Orlando, non lo capisce subito che si tratta di uno sfigatissimo fante saraceno. Prima lui pensa che il nome che Angelica ha attribuito al suo amato sia un modo per indicare lui stesso. Quando capirà la terribile verità, diventerà matto come un cavallo e farà una serie di cose assolutamente assurde, che diventano tanto più assurde perché lui ha una forza sovrumana, è praticamente invulnerabile, e quindi ne vedremo appunto delle belle. E partiamo nella nostra scoperta da quello che ci dice appunto il nostro Italo Calvino, poco prima che cominci il pezzetto scelto, che sarebbe praticamente l'ottava cento, la parte finale dell'ottava cento del canto 23esimo. Orlando passeggiava in riva a un rivo, cioè a un ruscello. Vede che i tronchi degli alberi sono pieni di scritte e incisioni, però io questa scrittura la conosco, penso Orlando. E come fa chi si annoia? Prende distrattamente a decifrare le parole, legge Angelica. Ma certo, è la sua firma. Angelica era passata di lì. Vedete come si spiega Italo Calvino? A un livello di racconto, quando ovviamente intervalla con le sue parti in prosa la narrazione ariostesca, come se si rivolgesse a un pubblico d'adolescenti, cioè parla in modo facile, in modo semplice, in modo molto comprensibile, e cercando di far vedere quanto è intrigante la situazione. Non si fa di incidere le iniziali in un albero, perché non è decisamente ecologico, soprattutto se uno pensa che il suo professore è molto ecologico e si chiama pure Boschi, quindi soffre doppiamente. Però è un segno tipico degli innamorati, incidere l'iniziale sulla corteccia di un albero, no? Intorno alla firma di Angelica, cuori trafitti, nodi che si intrecciano, che si allacciano, colombe, insomma tutti i disegnini amorosi che si potrebbe trovare. Angelica, oggi fareste gli emoji, invece all'epoca facevano questi disegnini alle cortecce. Angelica innamorata, e di chi mai? Orlando non ha dubbi. Se si innamora, non può che innamorarsi di me, perché lui è il cavaliere perfetto. Perché una dama, una principessa, non dovrebbe innamorarsi di lui? Ma su quei cuori, su quei nodi, c'è un altro nome accoppiato a quello d'Angelica, un nome sconosciuto, Medoro. Perché Angelica ha scritto quel nome? Perché ha scritto il nome di qualcuno che non si sa chi sia, di qualcuno che non esiste? Forse, penso Orlando, nelle sue fantasticherie amorose, Angelica mi ha soprannominato Medoro e scrive Medoro dappertutto perché non osa scrivere Orlando. Orlando dimostra di essere parecchio ingenuo, perché si sta dando una spiegazione a qualcosa che lo dovrebbe già mettere un pochino sul chi vive. Lo chiama Medoro perché si chiama Medoro, cioè perché non è innamorata di te, sciocco. Ma figuriamoci se lui non ha abbastanza amor proprio per... Lui non dà per razionalmente accettabile
l'idea che Angelica si innamori di nessun altro che lui, perché lui è il cavaliere perfetto. E qui iniziamo, come vedete, a intervallare la narrazione con la parte ariostesca, che è la seconda parte dell'ottava cento. Giunse a un rivo che parea cristallo, nelle cui sponde un bel fratel fioria, di nativo color vago e dipinto, e di monti e belli alberi distinto. Vedete come finiscono sempre le ottave con questo doppia rima. E arriva in un posto dove c'è un ruscello che sembra con acqua cristallina, quindi purissimo, con le sponde che sono lambite da un bellissimo pratino fiorito, di nativo color vago e dipinto, e di molti belli alberi distinti. E ci sono anche dei begli alberi che rendono la cornice bellissima. Questo, ragazzi, è quello che si chiama un topos, cioè un luogo tipico utilizzato nelle narrazioni antiche, ma dico proprio quelle antiche della letteratura classica. È un locus amenus, come lo chiamavano i latini, cioè un luogo ameno, un luogo bello, dove la natura è incantevole, incontaminata, incredibile. Sentite quante in ci ho messo per rendervelo proprio una cornice pazzesca, dove se c'è un maschio e una femmina minimamente disposti l'uno verso l'altro non possono che innamorarsi, capito? La tipica cornice, diciamo, del momento in cui sboccia l'amore. Saltiamo un pochino all'ottava 102. Volgendosi ivi intorno, vide scritti molti arbuscelli in sull'ombrosa riva. Tosto che fermi, ebbe gli occhi e fitti, fu certo esser dimande la sua riva. Questo era un di quei luoghi già descritti, ove sovente con Medor veniva, da casa del pastore in divicina, la bella donna del Catai Regina. Che ottave fantastiche, quelle dell'Ariosto. Cosa vuol dire? Vuol dire, girandosi intorno con la testa, immaginatevi Orlando che comincia a guardare da tutte le parti, vide scritti, cioè appunto incisi, perché si tratta di scritte in luoghi fissi, molti arbuscelli in sull'ombrosa riva. Quindi in un sacco di alberi ci sono scritte. Appena che, tosto che vorrebbe dire appena che, fermi, ebbe gli occhi e fitti, fu certo esser dimande della sua diva, cioè della sua dea, cioè di Angelica. Appena si ferma a guardarli per benino, si rende conto che di sicuro lo stile è quello di Angelica. Questo era uno di quei luoghi che già ho descritto prima, dove spesso, sovente, con Medoro veniva da casa del pastore, perché loro avevano alloggio in una casa vicina di un pastore, la casa qui vicina, la bella donna del Catai Regina, cioè la bella femmina, la bella donna, che valore di domina, però qui è più generico, regina del Catai, cioè regina di questo regno dell'estremo oriente. Angelica e Medor, con 100 nodi legati insieme, in 100 lochi, vede, quante lettere sono, tanti sono chiodi, con quale amore il cor gli punge fiede. Va con pensier cercando in 1000 modi, non creder quel che a suo dispetto crede. Questo è un verso bellissimo. Ch'altra Angelica sia, credersi sforza, ch'abbia scritto il suo nome in quella scorza. E questa è l'ottava, dove comincia a insinuarsi un dubbiettino che poi diventerà un macigno insopportabile da digerire. Angelica e Medoro, con 100 nodi legati insieme, cioè vede sempre i due nomi che sono intrecciati insieme da nodi d'amore, ovviamente, li vede in 100 luoghi diversi. Quante lettere sono? Quante lettere sono quelle dei messaggi che ci sono scritti, che ci sono incisi su questi alberi? Sono altrettanti chiodi, i chiodi, ragazzi, si martellano da qualche parte, in questo caso nel cuore di Orlando, con i quali amore, con la maiuscola, il cuore sottinteso di Orlando punge e fiede, cioè ferisce. Fiede vuol dire ferire in modo aulico. Orlando va col pensiero cercando in 1000 modi di non credere a quello che a suo dispetto crede. Notate questo verso, è bellissimo, cioè di non credere a ciò che a cui gli viene da credere con proprio scorno, con proprio dispetto, anche se non vorrebbe crederlo. Che a un'altra sia un'altra Angelica, non sia l'Angelica sua. Ch'altra
Crede e si sforza, che ha scritto il suo nome in quella scorza. La scorza sarebbe quella dell'albero, cioè la corteccia. Poi dice, conosco io pur queste note, di talion ho tante vedute e lette, finger questo medoro ella si puote, forse che a me questo cognome mette. Con tale opinione dal ver remote, usando fraude al semmodesmo stette, nella speranza e il malcontento urlando, che si seppa a se stesso il procacciando. E che vuol dire questo? Qui comincia, siccome gli sta venendo il dubbio che Angelica si sia innamorata di un altro, adesso lui si autoconvince che quell'altro sarebbe lui con un nome diverso. Anche se non gli viene il dubbio, ma perché mi dovrebbe chiamare Medoro se mi chiamo Orlando? Che è un discorso abbastanza stupido, no? Poi dice, io conosco queste note, cioè conosco questo stile di scrittura, è proprio Angelica, c'è verso. Dicevo, Finger, questo Medoro, questo stile di scrittura, queste lettere, come sono scritte, io le riconosco perché ne ho viste tante. A parte che mi chiedo quando l'abbia vista scrivere Angelica, comunque mettiamo che lui comunque le conoscesse. Lei potrebbe darsi che lei finga questo Medoro, eh? Cioè che lei finga questo Medoro, che forse metta a me questo soprannome, eh? Non è proprio cognome, ma sarebbe per soprannome il significato. Cioè può darsi che lei chiami me così, Medoro. Con tali opinioni, dal vero remote, cioè lontane dalla verità, usando fraude e se medesimo, cioè facendo frode, ingannando se stesso, stette nella speranza il malcontento urlando, perché insomma, comunque vedere che la donna amata da lui, la donna amata da lui praticamente evidentemente si è innamorata da un altro, non deve essere simpatico. Immagino. Soprattutto a diversi di voi questo concetto sarà noto, che si seppe a se stesso il procacciando, cioè lui stesso si procura i guai, i guai nel senso che è lui il primo che si rende conto che si sta ingannando da solo. Ma sempre più riaccende, più rinnova, quanto spenge, più cerca il rio sospetto. Come l'incauta uccel che si ritrova in ragno e in visco aver dato il petto. Quanto più batte l'ale, più si prova di disbrigar, più vi si lega stretto. Orlando viene, ove si incurva il monte, a Crisa d'arco in sulla chiara fonte. Cioè arriva in un punto ben preciso. Dicevo, quindi lui accende sempre di più, mentre cerca di spengerlo, il rio sospetto, cioè il sospetto malvagio. Il sospetto che sia la faccenda stia esattamente come lui ha già intuito che dovrebbe essere, cioè lei si è innamorata di un altro punto. Come l'incauto, cioè l'improvvido uccello che si ritrova nella ragnatela o nel visco, cioè in una trappola praticamente, aver dato di petto, cioè essere finito frontalmente in qualcosa che lo intrappola. Quanto più batte l'ale, più si prova di disbrigar, quanto più cerca di darsi da fare battendo le ali per liberarsi, invece vi si lega stretto, si trova intrappolato ancora di più. E così, vedete questa similitudine com'è calzante, fa Orlando. Ovviamente vi faccio notare che ci sono un sacco di versi, adesso mi soffermo soltanto su quest'ottava, dove ci sono anche degli enjambement, come per esempio. Si prova di disbrigarla, l'enjambement sarebbe un artificio retorico che fa continuare sintatticamente il verso in quello successivo, legando i versi invece che facendo una pausa logica e sintattica alla fine di ogni verso. Tutte le volte che si va a capo c'è una frase diversa, invece a volte il poeta le lega le due frasi che stanno tra un verso e quell'altro, e questo artificio retorico si chiama enjambement. Anche se i trattatisti di retorica del Cinquecento chiamarono questo artificio inarcatura. Però io tutte le volte che vi chiederò cosa c'è tra un verso come quello che ho appena spiegato, pretendo che voi mi diciate enjambement, che è un termine francese.
Dicevo, Orlando viene dove si incurva il monte, a Guisa d'arco in sulla chiara fonte, quindi arriva a una fonte cristallina anche questa, dove c'è praticamente dove si va a unire come un arco un monte. Un altro luogo tipico che sembra indicato. E vediamo l'ottava 106. Avevano in sull'entrata il luogo adorno, è un luogo questo veramente particolare, coi piedi storti, edere e viti erranti. Qui vi soleano al più cocente giorno stare abbracciati due felici amanti. Vi avevano i loro nomi, v'avevano i nomi lor dentro e dintorno, più che in altro dei luoghi circostanti, scritti qual con carbone e qual con gesso e qual con punte di coltelli impresso. E qui o il nostro Orlando è veramente tordo, oppure lo deve capire che non è lui, perché questo è il luogo dove loro si amavano. È il luogo dove stavano abbracciati insieme e lui non c'è stato, quindi Medoro non può essere lui, non può che scendere a patti con la realtà in questo punto. Vorrebbe dire che in questo luogo, che è bello perché c'è la fonte, c'è la conversione dei due monti, coi piedi storti, etere e viti erranti, quindi ci sono delle piante rampicanti che rendono l'entrata di questa grotta ancora più bella con questi rami tortuosi. Quivi erano soliti, quando faceva caldo, il più cocente giorno vorrebbe dire quando faceva caldo, stare abbracciati i due felici amanti. Quindi in questa grotta si abbracciavano, stavano insieme, si amavano. Avevano i nomi loro dentro e dintorno, più che in altro dei luoghi circostanti, scritti. Quindi qui dentro i loro nomi sono veramente dappertutto perché è il loro luogo d'amore, per definizione, dove si amavano. Con carbone, con gesso e con punti di coltelli impresso. Quindi qui è proprio il luogo X, il luogo dell'amore con la A maiuscola. E siccome, come vi dicevo, Orlando qui non c'è mai stato, non può credere che sia qualcuno che lei chiama col suo nome. E qui passiamo nuovamente al passo del nostro Calvino. Entra in una grotta, le pareti di roccia erano tutte istoriate di graffiti e frasi tracciate col carbone e coi cessetti colorati incise col temperino. Tutte in alfabeto arabo, si capisce, Orlando, esperto in quella lingua, eppure sfigato perché Orlando lo conosce l'arabo, quindi è in grado di capire che cosa ci sia scritto. Orlando, esperto in quella lingua, tante volte si era tratto d'impaccio nelle sue spedizioni oltre le linee nemiche. Quel che c'è scritto dunque per lui è chiaro, eppure vorrebbe dubitare di quel che sta leggendo. C'è scritto in una calligrafia diversa da quella d'Angelica, quindi non l'ha scritto lei. Oh, star qui con la principessa Angelica abbracciato mattina e sera, oh, come bello, firmato Medoro. Oh, qui proprio c'è verso, è una scrittura diversa da Angelica. È uno che si firma Medoro, dice come sono stato bene qui con la principessa Angelica. Lei era innamorata di lui. Orlando riflette, dunque, se Medoro sono io, e non sono stato io a scrivere questo, allora Angelica, fantasticando di star qui abbracciata con me, deve essersi messa a scrivere queste cose con una calligrafia maschile per rappresentarsi quel che io avrei provato. Addirittura qui lui, il primo impulso di Orlando è di ingannarsi ulteriormente pensando che lei avrà scritto con un carattere diverso, imitando questo amante, diciamo, immaginario. È veramente di fuori il povero Orlando. La spiegazione era ingegnosa, però non stava in piedi. Ormai l'ipotesi che Medoro fosse un suo rivale, Orlando non riusciva più a scartarla. Un rivale sfortunato, naturalmente, che per dar sfogo alle sue fantasie e per calunniare la donna che l'aveva respinto, aggiungeva il proprio nome laddove Angelica aveva firmato i suoi messaggi d'amore per Orlando. Di nuovo andava troppo lontano. Qualsiasi spiegazione tentasse, a un certo punto il ragionamento di Orlando si rifiutava di seguire la via più semplice. La via più semplice è che lei si è innamorata di uno che si chiama Medoro. Punto. Orlando si rifiutava di seguire la via più semplice e il pianto che già gli si faceva groppo in gola si fermava lì. Orlando cavalca assorto, è l'imbrunire, vede in fondo alla valle un fumo che si leva in cima al tetto, i cani prendono a abbaiare, risponde il mugghio di un armento, cioè praticamente una mandria di boh, mucche che fa questo suono. C'è una malga che sarebbe appunto una casa di pastori laggiù. Orlando macchinalmente si avvicina, chiede asilo per la notte.
I pastori si fanno in quattro per accogliere degnamente il paladino. Chi gli svita l'armatura di dosso, che era un'operazione abbastanza complessa, chi gli toglie gli speroni, chi gli lustra la corazza, chi governa il cavallo. Orlando lascia fare come un sonnambulo, poi si corica e resta a occhi sbarrati. Sarà un'allucinazione. Quelle scritte continuano a perseguitarlo, intorno al letto, sui muri, perfino sul soffitto. Egli vede le scritte dovunque posi gli occhi. Alza la mano per scacciarle. No, sono proprio là, tutta la casa ne è coperta. Non puoi dormire, cavaliere? E il pastore, udendolo smaniare, come fanno gli amanti, diciamo, insoddisfatti e tristi, quando si smania, si sospira per amore, venne a sedersi al suo capezzale. Se vuoi ti racconto una storia che è più bella non si potrebbe immaginare, ed è una storia vera. Non so se avete capito. C'è un riferimento nel passo che abbiamo visto prima. I due, Angelica e Medoro, erano ospiti di una casa di pastori e questa casa è una casa di pastori qui vicina. Quindi, se 2 più 2 fa 4, è la stessa casa dove erano ospiti Angelica e Medoro e la storia probabilmente è quella che gli sta per raccontare. Pensa che in questa povera casa si era venuta a rifugiare una principessa dell'Oriente, Orlando e Tutt'Orecchi, e questa principessa aveva raccolto sul campo di battaglia un povero fante ferito, un ragazzotto biondo. E il pastore racconta a Orlando esterrefatto tutta la storia degli amori d'Angelica e Medoro e delle loro nozze. Proprio in quel letto dove stai sdraiato tu, cavaliere, la principessa e il fantaccino, che è un modo per dire appunto fante, un umile soldato di fanteria, passarono la prima notte di nozze. Orlando salta su come punto da una vespa. Questo è troppo. È nel letto dove loro si sono amati dopo essersi sposati. Non mi credi, cavaliere? Guarda cosa ci ha regalato a noi, poveretti, la principessa partendo per il Catai col suo sposo. E mostra un braccialetto tempestato di gemme. Anche una prova. Era il braccialetto che Orlando aveva regalato a Angelica in pegno d'amore. Ehi, fermati, cavaliere, dove vai? Orlando era montato in sella e cavalcava nella notte urlando. Pianse tanto che si disse: queste non possono essere più lacrime, perché ormai devo averle versate tutte. Quella che mi scende giù dagli occhi è l'essenza vitale che mi sta abbandonando. Sospirò tanto che si disse: questi non possono essere sospiri perché non si fermano mai. È certamente il mio cuore che sta bruciando ed esala questo vento come per la cappa di un camino. Soffrì tanto che si disse: questo non posso più essere io perché Orlando è morto, ucciso da Angelica. Io sono il fantasma di me stesso che non potrà mai, mai, mai più trovare pace. All'alba si ritrovò alla grotta dove Medoro aveva inciso la sua confessione. A colpi di Durindana, che è la spada con tanto di nome proprio di Orlando, la leggendaria Durindana, sbriciolò la roccia nelle acque della fonte che si intorbidarono per sempre. Questa, ragazzi, è una distruzione simbolica del locus amenus. Il locus amenus è questo luogo incontaminato e Orlando inizia a essere folle e lo distrugge, lo fa a pezzettini, intorbida l'acqua di questa limpida fonte. Poi si coricò sull'erba, spalancò gli occhi al cielo e restò immobile 3 giorni e 3 notti senza mangiare né dormire. Lui comincia a perdere se stesso, dimenticando le proprie funzioni vitali. Noi siamo esseri umani, si mangia, ci si riposa, è il ciclo della nostra vita. Ma lui si sta abbrutendo, sta diventando un essere privo di senno, privo di intelligenza e quindi smette perfino di mangiare. Al quarto giorno s'alzò, prese a spogliarsi e a gettare i pezzi d'armatura ai 4 punti cardinali. Restò nudo e senza armi, come una bestia, come un animale. Cominciò a svellere un pino, cioè lui prende un pino e lo sbarba da terra. Un pino è un albero, quindi inizia a utilizzare in modo dissennato la sua forza incredibile. E poi un olmo. Da quel momento la pazzia d'Orlando prese a crescere e a scatenarsi. Ed è divertente adesso vedere tutta la follia di Orlando che si dispiega nei confronti di ciò che è intorno a lui. Quindi salterò all'ottava 129, un po' più in là. Per Bosco errò tutta la notte il conte e allo spuntare della diurna fiamma lo tornò il suo destin sopra la fonte dove Medoro inscusse l'epigramma. Veder l'ingiuria sua scritta nel monte l'accese sì,
che in lui non restò dramma che non fosse odio, rabbia, ira e furore, né più induciò che trasse il brando fuori. Ovviamente questo è il passo dove succede quello che Calvino ci ha appena raccontato. Traducendolo in italiano corrente, erra per tutto, una volta scappato dalla casa dei pastori, dalla maglia, il conte, che è il conte Orlando, il paladino Orlando, vaga per tutta la notte e allo spuntare dell'alba ritorna nella fonte dove Medoro scolpì l'epigramma, cioè dove Medoro scolpì quei versi dove diceva che lui aveva amato la principessa Angelica. Vedere l'ingiuria sua scritta nel monte, perché la grotta è a piedi di un monte, quindi è come dire nel monte stesso, lo fece bruciare, lo accese così tanto che in lui non restò dramma. Dramma vorrebbe dire una piccola quantità, che non fosse odio, rabbia, ira e furore, cioè tutto dentro Orlando diventa rabbia, ira e furore. Né più induciò, non aspettò più, che trasse il brando, cioè la spada, fuori. E quindi leva la spada fuori dalla guaina e adesso distrugge il Locus Amenus dove i due si sono innamorati. Tagliò lo scritto il sasso e sino al cielo a volo alzar fe le minute schegge. Infelice quell'antro e ogni stero in cui Medoro e Angelica si legge. Così restar quel dì combra né gelo a pastor mai non darà più né a gregge e quella fonte già sì chiara e pura da cotanta ira fu poco sicura. Quindi lui distrugge lo scritto di Medoro, il sasso e fino al cielo fa alzare scaglie di questo monte, di questa grotta, spacca tutto con la spada. Quell'antro è infelice e ogni stelo, ogni pezzettino dove si legge i nomi di Angelica e Medoro. Quindi lui distrugge tutte le piante dove sono incisi i loro nomi. Così restarono quel giorno che ombra nel gelo a pastor mai non darà più. Cioè lui ha distrutto tutto, quindi non c'è più l'ombra, né a gregge, quindi neanche gli animali potranno trovare refrigerio in questo posto. E quella fonte purissima che era impreparata a una esibizione di rabbia in quel modo, e poi passiamo nell'ottava successiva, a 131, che rami e ceppi e tronchi e sassi e zolle non cessò di cittar nelle bellonde, finché da somma dimo si turbolle che non furo mai più chiare nel monde, e stanco al fin di sudor molle, poiché la lena vinta non risponde, allo sdegno, al grave odio, all'ardente ira, cade sul prato e verso il ciel sospira. Nella ottava 131 ci racconta come finisce di distruggere questo posto e dice che ha distrutto i rami, i ceppi, i tronchi, i sassi, le zolle, butta in mezzo a questa fonte, tanto che dalla sommità alla profondità vengono turbate, cioè sporcate, che non furono mai più chiare monde. Monde vorrebbe dire pulite. E stanco alla fine, molle di sudore, bagnato di sudore, poiché tutta questa lena, tutta questa energia non risponde allo sdegno, all'odio, all'ira ardente, cade sul prato. Una volta distrutto tutto, quasi al colmo della fatica, si butta per terra e inizia a sospirare guardando il cielo. Afflitto e stanco, al fin cade nell'erba e ficca gli occhi al cielo e non fa motto. Senza cibo e dormir così si serba che il sole esce tre volte e torna sotto. Sentite che poesia, ragazzi. Di crescere non cessò la pena acerba che fuor del senno al fin l'ebbe condotto. Il quarto dita, gran furor commosso, e maglie e piastre si stracciò di dosso. Questa è l'ottava in cui cresce dentro di lui la malinconia e tutto il furore che ha, e lui diventa veramente pazzo come un cavallo. Stanco e afflitto, cioè addolorato, infine cade nel prato e guarda gli occhi al cielo e sta zitto, non fa motto, cioè non dice parola. Senza cibo e a dormire si tiene, si serba, cioè rimane senza cibo e senza sonno, che il sole esce tre volte e torna sotto, cioè che passano 24, 48, 72 ore. Di crescere non cessò la pena acerba, cioè questo dolore che lui aveva dentro non cessa di salire in questo momento, che fuor del senno al fin l'ebbe condotto, finché lui diventa pazzo, cioè esce di senno. Il quarto giorno, ormai turbato, colpito, commosso da un così grande furore, maglie e piastre della sua armatura butta
intorno a lui, cioè praticamente si spoglia completamente. Qui rimane l'elmo e là rimane lo scudo, lontani gli arnesi e più lontano l'usbergo. Avevano per l'arme sue tutte, insomma, vi concludo, avevano per bosco differente albergo. E poi si squarciò i panni e mostrò ignudo, l'ispido ventre, tutto il petto e il tergo, e cominciò la gran folla, la gran follia si orrenda, che della più non sarà mai chi intenda. E qui lui rimane un po' come chi ha perso completamente, la ragione. Da una parte rimane l'elmo, dall'altra lo scudo, poi gli arnesi, cioè tutti gli attrezzi da combattimento, l'usbergo, che sarebbe la corazza. Insomma, tutte le sue armi, per dirla tutta, avevano un luogo diverso nel bosco, cioè le aveva sparse da tutte le parti. Poi si squarciò i panni perché sotto la corazza di metallo erano vestiti e rimane praticamente tutto nudo. L'ispido ventre, che vorrebbe dire il ventre peloso, e il tergo sarebbe la schiena, rimane tutto nudo. E cominciò la gran follia si orrenda che della più non sarà mai contenta, cioè nessuno sentirà mai una follia più grande di questa. In tanta rabbia, in tanto furor venne che rimase offuscato in ogni senso. Di tor la spada in mano gli sovvenne, che fatta avria mirabil cose, penso. Anche questo è un verso bellissimo. Ma né quella, né scure, né bipenne, era bisogna al suo vigore immenso. Quivi fe bende le sue prove eccelse, con alto pino al primo collo svelse. E qui comincia a fare il matto, e in quest'ottava l'Ariosto ci dice che diventa così rabbioso, così furente, che ogni altro senso del suo cervello rimase oscurato. Di prendere, Thor vorrebbe dire, di prendere la spada in mano, non se lo ricordò, che se no avrebbe fatto cose meravigliose, io credo, perché con un'arma in mano sarebbe stato ancora più distruttivo. Ma né quella, né scure, la scure sarebbe un'accetta, né bipenne, un'accetta da due parti. Era bisogna il suo vigore immenso perché lui ha una forza straordinaria, è come scatenare un mostro come Hulk nella natura, no? Distrugge tutto. E qui fece delle prove eccelse, iniziò la prima delle sue prove, sbarba direttamente un alto pino e svelse dopo il primo altri parecchi, come fosse il finocchi, ebuli, aniti e per simil di querci e dolmi vecchi, di faggi e dorni e dillici e daveti, quindi sembra una specie di sequenza, diciamo, botanica. Quel che un uccellatore che s'apparecchi il campo mondo fa per por le reti, dei giunchi e delle stoppie e delle urtiche, faceva dei cerri e d'altre piante antiche. Qui c'è una similitudine pazzesca. In pratica ci dice che dopo aver sbarbato il primo albero, ne tira fuori parecchi altri, come se fossero finocchi. Cioè, i finocchi sarebbero un esempio di ortaggio che si può tirare fuori anche noi esseri umani normali, no? Eboli o aneti, che sarebbero sempre altre piante normali, sarebbero in pratica. L'aneto è simile, l'ebolo è una pianta comunque che si può sbarbare senza un grande sforzo. E fece lo stesso con le querce, che sono delle piante molto robuste, e degli olmi, che sono anche quelle piante abbastanza mastodontiche con radici notevoli, faggi e una serie di altri alberi. Insomma, qui c'è la similitudine. Quello che fa un uccellatore, cioè un cacciatore d'uccelli, che apparecchia una trappola per gli uccelli e sbarba tutti i tipi di erbette che gli possono dare fastidio, lui lo fece con gli alberi. E poi finisce con l'ottava 136. I pastori che sentitano il fracasso, lasciando il gregge sparso alla foresta, chi di qua, chi di là, tutti a gran passo, vi vengono a vedere che cosa è questa. Ma son giunto a quel segno, il qual s'io passo, vi potria la mia storia essere molesta, ed io la vo' piuttosto differire, che v'abbia per lunghezza a fastidire. È quello che vi ho già detto essere la tecnica dell'antralassaman di Ariosto. Ariosto, nella seconda parte di questa ultima ottava, questo brano, ci dice che forse è arrivata a raccontare troppo di Orlando e quindi, per non risultarci noioso, passa ad un altro argomento. Proseguiamo
proprio quando sono arrivati i pastori che hanno sentito questo grande rumore e hanno lasciato il gregge incustodito per venire a vedere cosa stia combinando l'autore di questo gran rumore. E dice appunto: sono giunto ormai a un certo punto della storia che se vado ancora più in là la mia storia potrebbe annoiare, e allora la differisco, cioè ve la racconto, vi racconto il finale, cosa fece dopo Orlando, tra un po', così che la lunghezza eccessiva del brano non vi dia fastidio. E quindi anch'io, in ossequio all'Ariosto, mi fermo perché non vorrei che, andando oltre, potrei provocare la vostra noia. Spero vi sia piaciuto il brano, perché è probabilmente quello più topico di tutto l'Orlando Furioso, e l'abbiamo fatto senza colpo ferire, utilizzando la versione diciamo dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino.